Roland Ratzenberger nasce il 4 luglio 1960 a Salisburgo, in Austria. Figlio di Rudolf, un dipendente pubblico addetto alle pensioni, e di Margit, casalinga, cresce in un ambiente completamente slegato dalle corse. Eppure, come affermò suo padre, la sua prima parola fu auto, condito dalle ore che trascorreva il piccolo Roland nella finestra di casa, a guardare le macchine che passavano davanti. La passione crebbe con due precisi momenti. A 7 anni, la nonna portò Roland a una cronoscalata locale a Geisberg, mentre 2 anni dopo venne aperto il Salzburgring, a pochi chilometri da casa sua. Con Jochen Rindt prima e poi con Niki Lauda, il piccolo Roland sogna di diventare un pilota di Formula 1. Negli anni successivi, Roland scoprì che la sede del Walter Lechner Racing, fondato dal pilota Walter Lechner e che correva in Formula Ford, si trovava a pochi passi da casa e, sfruttando i suoi studi in un istituto tecnico, iniziò ad aggirarsi nel suo garage, fino a quando, compiuti 18 anni, entrò nella neonata Racing School. Senza soldi e contrario al parere dei genitori, Roland iniziò a dilettarsi al volante, alternandosi col lavoro come meccanico e qualche tempo dopo come istruttore di guida. La fame e gli obiettivi c'erano, ma quello che mancavano erano proprio le finanze. Al contrario di Gerhard Berger, che corse per il team in Formula Ford 2000 e la cui macchina era curata anche da Roland. Nel 1985 arriva il debutto nell'Austrian Central European Championship di Formula Ford, poi il titolo di vicecampione nel campionato tedesco e l'apparizione al Formula Ford Festival di Brands Hatch. L'anno dopo farà di meglio, debutto in quello britannico e 2 vittorie alla Ford Race of Championship e proprio a Brands Hatch nel Festival. Nonostante i 26 anni compiuti, Roland sembra poter emergere con i propri successi. Grazie a Burger Nummel, manager di Gerhard Berger che lo aiutò per un piccolo favore, volò alla Snitzer Motorsport nel neonato World Touring Car Championship. A discapito della sua inesperienza, Roland colse 3 podi nel 1987 con la BMW M8, mentre il compagno di squadra Roberto Ravaglia vinceva il campionato. Quell'anno corse anche nella Formula 3 britannica ed europea, al West Surrey Racing, team dove, tra l'altro, corse Ayrton Senna, con l'aiuto di Hummel che aveva trovato gli sponsor necessari per questo salto di qualità. Il bottino di quel 1987 fu una vittoria al Nürburgring nell'Europeo, ma nel 1988 Roland cercò di concentrarsi solamente sulla Formula 3 europea. Fu una stagione difficile, dove colse solo 4 punti in 9 gare. Molto meglio nel British Touring Car Championship, dove colse una vittoria con la BMW M3 Evo di Damon Twix. Si trattava comunque di un grosso stallo per la carriera dell'austriaco, rimasto senza sbocchi validi per l'anno successivo. La fortuna arrivò comunque dalla parte di Roland. Toyota lo ingaggiò per correre col team Sard, rivale della ben più nota Toms, nell'All Japan Sports Prototype Car Endurance Championship. Arrivò addirittura il debutto alla 24 ore di Le Mans con la Porsche 962C di Brown Motorsport, assieme al suo vecchio mentore Lechner. Nonostante l'impegno in Giappone, il suo ruolo nel team Sard e gli ottimi risultati, tra cui anche un successo, aprirono una porta inaspettata nella Formula 3000 britannica, dove colse addirittura il 3° posto. Il 1991 sembra essere l'anno di svolta. È uno dei tanti nomi vicini alla Jordan che debutterà proprio in quell'anno in Formula 1 e impressiona Dick Simon in un test con la Camp Car a Willow Springs. Tutto ciò lo porta in un inverno tumultuoso, un matrimonio con la ex di un altro pilota che dura giusto poche settimane. In pista rimane comunque lo stesso, estremamente competitivo, come disse Andrew Gilbert Scott, il suo compagno nella Formula 3000 e nelle gare turismo. Il 1993 è la parabola discendente del gruppo C. Assieme a Mauro Martini e Naoki Nagasaka, a bordo della Toyota 93 CV, giunge in 5ª posizione alla 24 ore di Le Mans, ottenendo il successo nella propria classe. È arrivato l'obbligato momento di pensare alla Formula 1. 33 anni sono un grosso fardello e non si può più rimandare il tentativo di accedere al circus iridato. Ed ecco 2 incredibili coincidenze. La prima, a Monaco di Baviera, conosce Barbara Bleu, una ricca imprenditrice tedesca e collezionista di arte che vuole aiutarlo economicamente. La seconda, Max Mosley presenta Hummel a Nick Wirth, fondatore della Simtek che debutterà nel mondiale. C'è bisogno di un pilota esperto da affiancare a David Brabham e la scelta è più che ovvia,
Roland Ratzenberger. Tra l'altro fu curioso come l'austriaco impressionò Nick. Roland gli diede un passaggio da Banbury verso casa sua a Silverstone, dando prova delle sue abilità di guida a bordo di una Ford Fiesta. Ci sono dei grossi ostacoli davanti a Roland. Al sedile garantito solo per le prime 6 gare, e a mettere Pepper a questione ci sono le qualifiche. La Pacific è l'altra debuttante della Formula 1, e di conseguenza due macchine verranno estromesse dalla griglia di partenza dei vari Gran Premi, che ammette solo 26 delle 28 vetture totali. Per Roland arriva lo smacco già in Brasile. Complici problemi ad un ammortizzatore, all'accensione e la pioggia intervenuta nelle fasi finali della qualifica, non riesce a qualificarsi. Come affermò Wirt, nelle curve ad alta velocità era sul passo di David e talvolta più veloce, ma non riusciva a capire come affrontare quelle lente con una Formula 1. Con una nuova squadra, una nuova auto e con la pressione della nostra lotta contro la Pacific, la curva di apprendimento era ripidissima. Questo lo ha bloccato. Nonostante le difficoltà, riuscì a qualificarsi al Gran Premio del Pacifico con l'ultimo tempo. Da aiutarlo notevolmente era anche il tracciato di Okayama, ai tempi noto come TT Aida, che già conosceva dei suoi trascorsi giapponesi. Gara ottenne un sorprendente 11° posto, cosa che lo rese leggermente più ottimista per Imola, sede del Gran Premio di San Marino e fatidico giro di boa per il suo futuro in Formula 1. Per arrivare a Imola, Roland decide di arrivarci a bordo della sua nuova Porsche da Salisburgo, dando uno strappo a JJ Leto, finalmente in grado di ritornare a bordo della Benetton dopo un infortunio nei test prestagionali. Nella città natale aveva recentemente comprato un appartamento, in pieno centro, ma le chiavi le avrebbe consegnate Ernst Franz Mayer, pilota e amico dell'austriaco, direttamente in Italia. Il weekend si aprì con un brutto incidente di Rubens Barrichello nella prima sessione di qualifiche del venerdì, ma, a parte questo, procedeva tutto senza intoppi. Roland ha ben altre grane per la testa. La sua Simtek ha diversi problemi ai freni, ma sabato mattina sembra essere tutto risolto. Era felice della macchina e dei freni, questo spronava a spingere di più, raccontò poi Brabham. Venne il momento delle qualifiche pomeridiane. Wirt racconta: se si guardano ora le circostanze, sembravano disperate. C'erano gli sponsor presenti, in Giappone era riuscito a correre la prima gara e voleva farlo ancora qui. La pressione era incredibile. Aggiunge Bertrand Gachot, pilota della Pacific e suo amico fin dai tempi della Formula Ford. Eravamo tutti oltre il limite, sapevamo di avere auto difficili da guidare, lui ha dato il meglio di sé ed è stato sfortunato. Già, la sfortuna. Dopo una tornata abortita per aver preso male un cordolo, Roland si era lanciato in nuovo giro cronometrato. Tamburello. Villeneuve. Gara anteriore che va in mille pezzi, la Simtek, ormai incontrollabile, che picchia violentemente contro il muro e si ferma alla tosa. Ricordo di aver percorso la prima curva e di aver visto pezzi di carrozzeria a terra. Ho pensato subito fosse Roland. Sono arrivato lì quando l'ambulanza era arrivata. Ricordo di aver guardato la macchina e di aver visto com'era posizionata la sua testa. Ho subito pensato che se ne fosse andato, dirà Brabham. Quando sei responsabile è una sensazione indescrivibile. Il mondo cade via dai tuoi piedi. La parte più difficile è stata quando Bernie Ecclestone è venuto da noi e ci ha detto che Roland se n'era andato, dirà molti anni dopo Wirt. Roland era da solo a Imola. I genitori, tornati a Salisburgo dalle vacanze, avevano acceso la TV su Eurosport e avevano fatto appena in tempo a vedere l'incidente, anche se inizialmente non sapevano fosse loro figlio. Hummel tornò dall'ospedale verso l'hotel per fare le valigie dell'austriaco e poi guidò con la sua Porsche fino in Austria, consegnando l'auto, le chiavi dell'appartamento e i bagagli ai genitori che conoscevano a malapena la sua carriera. Cosa avrebbe potuto fare Roland se non fosse andato tutto così a Imola? Ne avrebbe fatta di strada, perlomeno secondo Eddie Irvine, con cui condivise l'abitacolo alla 24 ore di Le Mans del 1992. Era un bravo pilota, molto determinato. Queste due cose sono molto importanti. Ai piloti di grande talento, lui era sicuramente uno di questi.
Tra l'altro, il Vine venne scelto dal Team Sard per correre alla 24 ore di Le Mans al suo posto, ma il nome di Ratzenberger rimase scritto sul tetto della Toyota. Chi era Roland? Lo spiega Mika Salo, suo grande amico quando correvano in Giappone. In un libricino firmato da ogni pilota di Formula 1 di quel giorno a Imola e consegnato nelle mani di Margit. Abbiamo bevuto così tanti drink e fatto così tante cose stupide che non si possono raccontare. Roland amava divertirsi. Non ho seguito i suoi risultati in Formula 1. Sapevo che aveva firmato per Simtek, ma che era un team senza valore. Meritava di meglio. Le corse gli hanno fatto vivere. Per lui era il miglior lavoro del mondo, guadagnava bene in Giappone e risparmiava fino all'ultimo centesimo. Potevi sempre contare su di lui per un aiuto, ma non mi ha mai pagato una cena perché metteva tutto da parte per comprarle una casa a Salisburgo. Era il mio migliore amico. Per concludere, c'è un piccolo particolare emerso negli ultimi anni. Harald Mounts, amico di Roland, ha raccontato che stava nascendo una certa amicizia tra l'austriaco e Ayrton Senna, quel brasiliano intenzionato a trovarlo nel nuovo appartamento di Salisburgo. In città c'è un grande parco dove si riuniscono molti aeromodellisti, passione cara da Ayrton. I due stavano già programmando questa vacanza, ma quei piani sono purtroppo saltati a Imola nel giro di 24 ore.